Buona fin e buon principi. In italiano si usa dire buona fine e miglior principio. E dopo la fin la festeggio, ma anche i principi con la bottiglietta qui, aspetto una stappata, perché le normo a mezzanotte, all'ultimo di l'anno, cos'è che viene di? Questa semplicemente. Buona fin e buon principi. È chiaro che questo è un modo di dire molto comune, certo l'ho trovato anche sul vocabolario di Francesco Cherubini, però diciamo una cosa molto, molto usuale, detta praticamente da tutti, che quindi non richiama magari grandi poeti, l'avranno usata in tanti, però è una cosa molto, molto semplice che ci diciamo in questo fine d'anno. Quindi volevo chiudere un po' la serie dei proverbi e metodi con una cosa appunto così semplice che però vuol dire insomma tante cose, vuol dire l'affetto per le persone care, vuol dire l'amore per le persone a cui si vuol bene, vuol dire l'amicizia, vuol dire il rispetto comunque per gli altri, vuol dire un ringraziamento per chi ha fede a Dio, comunque un ringraziamento a chi appunto a chi si conosce, con chi si lavora, eccetera. Quindi un augurio diciamo generalizzato per un miglior principio. Quest'anno si sa, cioè Sam le sta un anno piuttosto pesante e anche me come sarà, me pur domenica Savel, gli auguri sia per di che vero sta visin, che vero collabora per fare il me che podo. La beudina la servis per tirarsi un po' del murale, però domani che è festa, certamente staremo in compagnia, tranquilli, in casa, eccetera. Ci sono le celebrazioni per la pace in vari luoghi, eccetera. E poi riprenderemo tutti, diciamo, le nostre occupazioni. Spero proprio che la vaga bene. Vi auguri proprio a tutti, con tutto il cuore, proprio con tutta l'anima e con tutti quei che mi viene in Andrea in sto canale YouTube che è intervi quest'anno ed è sta un po' una novità anche per me perché ho pensato di fare e te chi va se andrà a portare avanti. Ringrazio tutti quelli che seguono e a tutti auguriamo buona fine e buon principio. Ciao!